Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e bentornati in un nuovo video. Nel video di oggi voglio condividere con noi una nostra giornata tipo lavorativa, ma voglio condividerla con voi dal punto di vista dell'organizzazione ma anche della collaborazione domestica. Voglio condividere con voi questo video non tanto per esaltare il lavoro di mio marito, quanto per evidenziare il fatto che è fondamentale che in casa tutti si adoperino per lo scopo comune. Quando io rientro a casa verso le 2:30-3, questo è l'aspetto della casa che trovo. Non ce l'ho lasciata io in queste condizioni perché io esco di casa prestissimo, verso le 6:30, quando ancora sia mio marito che i miei due bimbi dormono. Quindi le immagini che state vedendo sono le immagini della mia casa sistemata da Ale, da mio marito. Nel video di oggi quindi voglio darvi degli spunti o semplicemente un esempio di come può essere la collaborazione domestica. Quando Ale si alza, svuota la lavastoviglie, che facciamo sempre la sera. Oltre a preparare i bimbi, quindi fa la colazione, li veste, anche se i vestiti li preparo io la sera prima, poi si occupa anche delle camere, quindi rifà abbastanza velocemente i letti dopo aver lasciato un pochino le finestre aperte. E poi ovviamente una volta che i bimbi sono pronti li porto a scuola. Di solito, dopo che li ha lasciati a scuola, ha tempo per rientrare velocemente a casa per finire di fare le ultime cose, come ad esempio sistemare i piatti e le stoviglie della colazione o ad esempio predisporre tutto per far passare il robottino che pulisce il pavimento. Il suo lavoro mattutino fa sì che io rientri in una casa ordinata e possa adoperarmi per fare tutte quelle cose che poi serviranno, diciamo, alla serata della famiglia, a tutti gli aspetti della serata della famiglia. Normalmente quindi quando io torno a casa dopo lavoro riesco a predisporre già qualcosina per la cena, così da trovarmi avvantaggiata poi al ritorno della cena quando sono con i bimbi. Oggi però è arrivato il corriere che mi ha portato un pacco che stavo aspettando e quindi lo spacchettiamo subito insieme.
Proscenic mi ha inviato il nuovo modello di aspirapolvere P11, che è un aspirapolvere che si piazza in una fascia di prezzo piuttosto bassa ed è sicuramente conveniente per la qualità del prodotto. La struttura è abbastanza standard, quindi c'è un corpo macchina che è molto leggero, dotato di un filtro che si può cambiare perché avete un ricambio nella scatola. Come accessori avete la classica spazzola per aspirare i pavimenti con il rullo che si leva estremamente facilmente. La cosa positiva è che la batteria può essere rimossa dal corpo macchina e quindi potete semplicemente metterla a ricaricare dove volete perché non avete un ingombro enorme. Il montaggio è estremamente facile, quindi rimettiamo la batteria, allunghiamo il tubo e poi attacchiamo anche la spazzola. La spazzola è dotata anche di 3 LED che sono molto utili quando andate a pulire delle zone un pochino più scure. Come altri accessori avete anche la classica bocchetta a lancia che è utilissima in cucina, penso che questa sia la bocchetta che io utilizzo maggiormente perché aspira i frammenti di dimensioni un pochino maggiori in maniera molto facile e veloce, ma potete utilizzarla anche per pulire le parti più alte, da ad esempio ragnatele o semplicemente per spolverare le parti più alte. E poi avete anche una bocchetta multifunzione che io utilizzo tanto per aspirare delle zone più delicate, come ad esempio la tastiera del PC. In più avete anche un piccolo serbatoietto che potete riempire con acqua e detergente per pavimenti per unire all'azione dell'aspirapolvere anche un lavaggio molto blando del pavimento. Vi lascio qua sotto il link al prodotto che ha un costo di 179 euro, ma al momento avete un coupon di 30 euro. Per altri dubbi scrivetemi pure qua sotto che per quanto possibile provo a rispondervi. Una volta fatto questo unboxing torniamo alla routine classica di tutte le giornate, perché purtroppo non arrivano pacchi tutti i giorni. Come vi dicevo, quando torno da lavoro cerco di predisporre già per la cena, specialmente quando voglio fare delle preparazioni leggermente più lunghe. Oggi facciamo una cena vegana. Faremo cioè delle polpette di lenticchie decorticate e di couscous, abbinate poi ad una maionese vegana. Vi lascio la ricetta delle polpette qua sotto, io l'ho seguita a grandi linee, è un modo alternativo, diciamo, per mangiare i legumi che magari in inverno si riescono a cuocere come zuppa, ma in estate con questi caldi che arrivano sicuramente la zuppa non è il piatto più gustoso che si possa mangiare. Avete visto che ho cotto, a parte le lenticchie, l'ho semplicemente lessate seguendo le modalità di cottura riportate in confezione, e a parte ho fatto anche il couscous. L'ho tostato pochi minuti in padella, poi ho aggiunto dell'acqua e l'ho fatto cuocere nella sua acqua. Una volta che il couscous è pronto lo vado a sgranare, di solito si fa con la forchetta ma non mi andava di passare la forchetta in padella e quindi l'ho sgranato con un mestolo in legno e lo vado a mettere poi in una ciotola per farlo freddare. Quando anche le lenticchie sono pronte le vado a scolare e vado ad aggiungere anche queste alla ciotola con il couscous. A questo punto faccio freddare e è quasi ora di andare a prendere i bimbi e quindi approfitto per dare una sistemata alla cucina. Con i primi caldi capita spesso che quando vado a prendere i bimbi da scuola facciamo un salto ai giardini. Questo video l'ho registrato in una giornata che ancora era piuttosto fresca, infatti vedete che i bimbi hanno ancora su il 100 grammi e già avevamo iniziato comunque ad andare ai giardini dopo scuola, immaginatevi adesso che invece siamo quasi a maniche corte. So
Io avrei tantissime cose da fare a casa, quindi diciamo che per me questo è un pochino tempo perso, passatemi il termine, però noto che quando i bimbi si sfogano un pochino dopo scuola, quando rientriamo a casa sono sempre un pochino più malleabili e riescono a gestirsi un pochino meglio da soli. Oggi in particolare, quando siamo rientrati a casa, li ho messi subito nella vasca perché erano abbastanza sporchi e loro nella vasca giocano tantissimo, quindi io approfitto per proseguire con la preparazione della cena. Seguo sempre la ricetta che vi lascio nel link sotto, vado anche quindi a rosolare della cipolla, la faccio rosolare con un pochino d'olio, poi di solito aggiungo un pochino di acqua per farla cuocere bene. Come verdura vado a preparare delle zucchine. Ormai il modo più veloce e che preferisco in assoluto per fare le zucchine è in friggitrice ad aria, quindi le vado a tagliare a rondelline. E le condisco con sale e olio, mescolando bene per far sì che le varie rondelline non rimangano attaccate le une alle altre e che il condimento vada a ricoprire un po' tutte le superfici. Una volta che la cipolla è cotta, la vado a unire alle lenticchie e al couscous, aggiungo il sale e poi vado ad amalgamare bene il tutto schiacciando un pochino con la forchetta. Aggiungo anche del pan grattato perché a questo punto lo tratto come un vero e proprio composto da polpette, non importa che non ci sia la carne, ma il principio è lo stesso. Quindi cerco di ottenere una consistenza lavorabile e poi vado a formare le mie polpettine. Ho cercato di dare la forma che ho visto nella ricetta, quindi una forma un pochettino schiacciata. Trovo che le polpette di legumi, se fatte troppo grandi o troppo spesse, risultino un pochino asciutte, quindi cerco di farle piccoline e abbastanza schiacciate. Nel frattempo è tornato anche Ale, che rientra a casa solitamente verso le 6:30, quindi mentre io proseguo con la preparazione della cena, lui subentra nel lavaggio dei bimbi, quindi lava i capelli ai bimbi e gli lava anche il corpo, insomma, poi li prepara per uscire. Le polpette le vado a passare nel pan grattato, secondo me verrebbe meglio una panatura anche con l'uovo o magari con del latte, insomma qualcosa che le renda un pochino più umide e in maniera tale che il pan grattato si attacchi un pochino meglio, perché ho fatto un pochino fatica a farlo attaccare. Poi nella ricetta le polpettine venivano rosolate ben bene in padella con abbondante olio, io però ne avevo troppe, avete visto, quindi non riuscivo a farle in padella, perciò ho pensato di farle al forno, anche nella friggitrice non mi ci stavano tutte. Le ho fatte al forno con abbondante olio, ma secondo me in padella vengono più buone con una simil frittura. Quindi metto abbondante olio su un foglio di carta forno e poi vado a mettere le polpettine sopra l'olio e aggiungo abbondante olio anche sulla superficie superiore. Le cuocio in forno con il forno ventilato per cercare di fare un po' di crosticina. Inizialmente avevo impostato a 180, ma poi ho alzato. Come tempistiche non vi so dire nulla, cuocetele fin tanto che non vi sembrano belle croccantine e belle dorate. E come spesso faccio nei momenti morti, diciamo, della cucina, cerco anche di dare una sistemata così da trovarci avvantaggiati poi dopo cena. Avete visto che l'aspirapolvere con la bocchetta a lancia la utilizzo tantissimo in cucina, perché quando avete, qui ad esempio c'era del pan grattato, prima avevo del couscous, secondo me passare all'aspirapolvere è la soluzione più veloce e più efficiente. Una volta che ho rassettato velocemente la cucina, vado a dare una mano ad Ale con i bimbi. Di solito quando facciamo il bagno con i capelli e siamo in due, Ale si occupa di Leonardo e io mi occupo di Eva, semplicemente perché preparare, diciamo, trattare i capelli di Eva è un pochino più complesso, quindi sicuramente sono più adatta io rispetto ad Ale.
Una volta che i bimbi sono pigiamati con i capelli asciugati, torniamo alla preparazione della cena. Questa sera i tempi si sono un pochino più allungati perché appunto c'era di mezzo il phon, però insomma al solito apparecchia la tavola e io ultimo la preparazione della cena preparando la maionese vegana, come vi dicevo. La ricetta è facilissima, io utilizzo 100 ml di olio di semi, attenzione non 100 grammi ma 100 ml, e 50 ml di latte di soia, poi aggiungo un po' di sale, un po' di limone e frullo con il mini beamer per qualche secondo. Aspettate qualche secondo fin quando non vedete che la consistenza è quella della maionese. Finalmente la cena è pronta, le polpette sono venute abbastanza buone, rimango dell'idea che le polpette di carne siano più buone, ma diciamo che fra tutte le polpette di legumi che ho provato queste erano sicuramente le migliori. Poi iniziano le contrattazioni per i posti a tavola. Quando siamo fortunati i bimbi scelgono un genitore diverso dall'altro, quando siamo sfortunati i bimbi vogliono vicino lo stesso genitore, quindi in quel caso dobbiamo inventarci un po' delle cose. Oggi Eva ha scelto il papà e Leonardo ha scelto la mamma. La maionese fatta in casa piace a tutti tranne a Leonardo, che non ama la maionese, quindi lui ha voluto giustamente un po' di ketchup per avere anche lui la sua salsina su cui intingere le polpette. Dopo cena, non so perché, ma i bimbi si intrattengono quasi sempre da soli, giocano magari insieme o, come in questo caso, mi chiedono di mettere su un po' di musica così loro ballano e quindi non riusciamo a fare tutte quelle cose che facciamo dopo cena, ossia preparare i vestiti dei bimbi per il giorno dopo, sistemare ovviamente la cucina e la tavola dove abbiamo mangiato e poi finire di lavare i bimbi o lavarli da zero se come in altri giorni non hanno fatto il bagnetto prima di cena. In linea di massima Ale si occupa della cucina, della sistemazione della cucina e io mi occupo della preparazione delle cose dei bimbi del giorno dopo e del lavaggio bimbi. Questo è quello che succede nel 90% dei casi, a volte io faccio la cucina e lui si occupa dei bimbi. Oggi, siccome i bimbi erano già lavati, quindi diciamo che molte cose erano state già fatte, ho approfittato per dare una mano ad Ale a spicciare insomma, le cose che avevamo utilizzato per cena. Altra cosa per cui l'aspirapolvere con la bocchetta a lancia è estremamente utile è pulire le seggiole dei bimbi dopo il pasto, perché raccolgono sempre un sacco di cibo. Potete benissimo buttarlo a terra o potete, come in questo caso, aspirarlo e poi ovviamente pulire con lo sgrassatore la seggiola, che comunque ne ha bisogno. Eva era abbastanza attratta dalla nuova aspirapolvere con le lucine e ha voluto provarla anche lei. Vi faccio vedere come lo passa facilmente Eva, perché come vi dicevo è molto leggero, cioè rispetto al Dyson è proprio un altro mondo.
L'aspirapolvere la sera lo passiamo sia nella zona del tavolo che anche in cucina. Qui di solito lo passa Ale, oggi avevo voluto provarlo io visto che era arrivato in giornata e poi comunque l'ha passato anche Ale in cucina. E poi, come vi dicevo, vado a preparare i vestiti dei bimbi per il giorno dopo, perché si occupa Ale dei bimbi e quindi preferisco scegliere i vestiti sia per semplificargli la vita sia perché oggettivamente ho un pochino più di buon gusto. Quando riesco cerco sempre di preparare anche me stessa prima di mettere a letto i bimbi, perché non mi sono fermata un attimo durante la giornata e quindi so che quando mi fermerò per mettere a letto i bimbi avrò un crollo e per me la giornata finisce lì. Quindi molto spesso quando Ale legge le favole ai bimbi prima di fare la nanna io riesco anche a lavarmi. Questo purtroppo è l'ultima cosa che lascio, quindi capita che a volte non riesca a farlo prima che i bimbi dormano e quindi mi tocca farlo dopo. Lo faccio chiaramente ma con più fatica, quindi quando riesco preferisco farlo prima. E poi arriva il momento della nanna, che è un altro momento in cui i bimbi ne inventano una dopo l'altra per non dormire. Sembra abbastanza una barzelletta il momento prima di spegnere la luce, perché si ricordano che vogliono un pupazzo, poi magari non gli va bene quello che gli prendo e poi dopo, quando siamo lì per spegnere, si ricordano che vogliono bere, ovviamente non tutti e due insieme, prima uno e poi l'altro, e insomma c'è sempre qualcosa che non va dritta, però a un certo punto riusciamo finalmente a spegnere la luce verso le 8:15, 9, e nel giro di un quarto 20 minuti i bimbi dormono. La maggior parte delle volte quando esco dalla camera dei bimbi questo è l'aspetto della zona giorno. Una casa sicuramente non da copertina, sicuramente vissuta, ma una casa in ordine. Le ultime cose che mi rimangono da fare sono sistemare i vestiti che mi sono levata della giornata, che di solito non metto mai a posto nel pomeriggio ma metto sempre a posto la sera, e poi vado anche a preparare i vestiti per me per il giorno dopo, perché quando mi alzo alle 6 dormono tutti, almeno mi chiudo in bagno e non do fastidio a nessuno. Metto a posto le scarpe che ho portato in questa giornata e preparo già le scarpe che metterò il giorno dopo, le preparo già vicino alla porta, come vi dicevo, in questo modo riesco a uscire senza disturbare. A questo punto la mia giornata finisce qui, non sono una di quelle persone che dopo cena fa mille attività, assolutamente, cerco di dare il massimo durante la giornata, perché poi dopo che i bimbi dormono mi spengo anch'io, finalmente mi metto il pigiama e poi ci rilassiamo davanti la TV. Ultimamente poi non facciamo neanche la finta di metterci sul divano, ma ci mettiamo direttamente a guardare la TV in camera da letto, perché nel giro di poco poi si dorme. Spero con questo video di avervi trasmesso l'idea di collaborazione che c'è in casa nostra. Cerchiamo di supportarci, cerchiamo di fare ognuno quello che può nel poco tempo che abbiamo per far sì che le giornate della famiglia procedano nella maniera più liscia possibile, per quanto può andare liscia la vita con due genitori che lavorano e due bimbi piccoli. Fatemi sapere che ne pensate, io vi ringrazio di aver visto anche questo video, ci sentiamo qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!